Quella che vi presentiamo oggi nell'ambito del progetto dell'Unione Nazionale Consumatori Puglia non è una ricetta della tradizione, è una torta salata di pane, zucchine e pomodori, un piatto molto gustoso ma anche molto bello da vedere, un modo per riutilizzare il pane raffermo con creatività. Saltare in padella con olio e sale 500 g di zucchine grattugiate. Fino a quando avranno perso il loro liquido naturale, lasciare raffreddare. Tagliare le fette di pane a metà. Sbattere 5 uova con 100 ml di panna fresca per un risultato più cremoso o latte. Sale. Pepe. Inzuppare le fette di pane nelle uova, sgocciolarle e metterle sul fondo e lungo le pareti di uno stampo di 20-22 cm di diametro, rivestito completamente con carta forno. A seconda del risultato che volete ottenere, potete tagliare ulteriormente le fette da mettere intorno alle pareti dello stampo. Infornare a 200 gradi per 5-7 minuti affinché il pane si tosti leggermente. Mettere le zucchine cotte precedentemente nella miscela di uova rimasta. Aggiungere 80 g di Emmental. Grammi di parmigiano. Versare il composto nello stampo. Sistemare sopra i pomodori affettati. Cospargere con erbe aromatiche tritate, pangrattato, parmigiano e olio. Infornare a 180 gradi per 45-50 minuti. Il piatto è pronto e ricordatevi, no spreco!